Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di OnlyMadGamer. Allora, la scorsa volta eravamo rimasti qui assieme al nostro carissimo amico Mislav perché praticamente eravamo andati dal capitano dei Nilfgaardiano appunto per chiedere informazioni su Yennefer, il quale però ovviamente non ce le voleva dare per segreti militari e bla bla bla, storie varie. Quindi ci ha detto che se noi uccidiamo il grifone, allora lui potrebbe darci qualche informazione. Per cui i nostri compiti ora sono quelli di 1. Trovare il cacciatore, che appunto è Mislav, per farci dare indicazioni dove aveva ucciso le guardie che erano state mandate. E 2. Trovare l'erba spincervino per attirare il grifone allo scoperto in modo tale da poterlo uccidere. Ora, questo nostro, sì, vabbè. Questo nostro carissimo amico qui sembra essere molto bravo, ma in verità ci ha appena detto che è un mostro. Per cui io starei un attimo allerta, forse noi, però per ora lo sfruttiamo perché appunto ci sta portando Was here. dove erano le Brought me guardie. there by the stump, E ci siamo già headless. arrivati. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to. Watch Un out for quartetto yourself carino, now. direi. Tutti belli sventrati. Me la caverò, non c'è bisogno di piangere, non di cardia. No, me la caverò, I'll dai. be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last Ecco either. così, belli e Hope cattivi, you're right. sicuri di noi, e andiamo. Good hunting now. Grazie, grazie, molto gentile. Se ne va di che Nilfgaardians io were ho da celebrating. lavorare. Griffin interrupted them. Una bella festicciola. No, lo esamini per favore. Lo esamini. Allora. Ground's black, Con saturated with calma ce la blood. facciamo, A eh. Ah, camp. una volta che sono evidenziati posso anche. Sì, vabbè, ma questo dice cose che già io so, cioè non è che ho bisogno di essere uno Witcher però. Però non ho mai capito se chiama uno Witcher o un Witcher. Ma no, mi fido, mi fido. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Ah, tra. Porto roba qui cosa? Ah, viaggio rapido. Ah, molto comodo. Sì, questa è una cosa che ci farà parecchio comodo. Ah, un'altra cosa. Nello scorso episodio avevamo alla fine sbloccato un'abilità. Ora, l'abilità io l'ho già messa. Più che altro sono andato un attimo a guardarmela per i conti miei perché, come immaginavo, erano davvero tante. C'era una sorta di spiegazione. Praticamente qui ci sono quelle che si dividono in quattro tipi, ovvero combattimento, segni, quindi poteri, l'alchimia che è quella di creare le pozioni e le abilità che penso siano quelle che funzionano con l'adrenalina. Io per iniziare ho messo un punto abilità a quello che è l'attacco rapido. E che cos'è? All'attacco rapido. Sono veramente tante, non penso che riusciremo a sbloccarle tutte. E andando avanti, in base a quello che useremo di più, appunto tenderò ad assegnare i punti. Ci sono sia d'attacco che difesa, sono veramente tante, per cui ci sarà da lavorarci parecchio sopra. Allora, detto questo, io direi di andare. No, io direi. Ah, ecco, abbiamo impostato la missione che ci interessava. Per cui scatta, devo ancora prenderci la mano con i tasti. Che ringhia. Ok, si continua a salire oppure. Guarda. No, vabbè. Appunto, come dicevo, sto continuando a prendere la mano con i tasti.
Vabbè, in qualche modo. Griffin's nest. What remains of it at least? Ecco qua la tana del fango. Corpse is a couple of weeks old. Questo non è che abbia proprio un bel aspetto, eh. Brought him here. Took a long time dying. Sì, vabbè, quello sembra il grifone, non la tana. Bones. Horse, dog, human. A few months worth. Female. Larvae and her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Ah, ok. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10-12 years old. Griffins pair off for life. Siamo anche dei medici, dei dottori. Must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Va bene, ci allontaniamo allora. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Dunque, punto esperienza. Bene. Mai sottovalutare l'avversario. Questa è la prima regola del codice del Witcher. Un'adeguata preparazione può salvare la vita. E fin qui va bene. Questo ce l'aveva detto prima. I fabbri forgiano le armi, ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, niente, adesso dobbiamo trovare lo spincervino. Quindi io direi, chiamiamo il cavallo. Perché qui lei ci... Ah, ecco. Spada lunga, sua altezza imperiale e cerone. Se è cerone, va bene. Corone, scusate, ma oggi proprio guardate. Non ce la si fa. Allora, erb, petali di mirto. Accedi all'inventario. Allora, inventario. Ok. Di lì quelli che possediamo. Ok. Ma questa nuova spada è meglio o peggio? Probabilità di causare sanguinamento. E 22, 26, 31, 39. Ma quel meno 2. Ah, il livello di danno, quindi penso. Ma io direi equipaggiamocela più forte. Tac. E... no, ho sbagliato. Ah, eccolo qua il libro. Va bene, va bene, io direi che ci fidiamo. Il dominio di Emeril Var Emreis, Sua Altezza Imperiale. Ok, detto ciò, andiamo avanti. Ecco che intanto è arrivata la nostra bella Rutilia. Rutilia, almeno finalmente ho letto anche il nome, sennò. Che è successo? La poverina. La chiamiamo sempre a cavalla. Anche se devo dire che a cavalla è anche più carino come nome. Rutilia. Sì, ma... That's it, Roach. No, così direi di no, perché di lì non facciamo una bella fine. Ah, ecco. Giustamente, seguiamo la... Not so fast, Roach. No, 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 fermati, fermati, fermati. Anche io con la B salta, anche lei. E devo fargli premuta la B. Magic. A place of power. Un luogo di potere. Ah, il luogo di potere è quello là. Sì, ma io avevo visto un cadavere che mi interessava. Poi.
momento che l'ho visto. Ah, eccolo qua. 5 di cuoio. Tu adesso vieni qua. Andiamo a sto luogo di potere, già che ci siamo. Not so fast, Roach. E dai ancora. Slower. Allora, eccolo qua. Ah no, ho sbagliato, devo proprio finire. Hai ottenuto un punto abilità e segno qui. Allora, io direi, sì, va bene. Equipaggiamoci il segno Queen subito, che è questo qua. Almeno, ma tu dove sei? Perché vai via? E in più abbiamo ottenuto un punto abilità e questo ce lo mettiamo assieme. Personaggio, vabbè, io a questo punto sì, va bene. Ok, e niente. Io direi magari di non utilizzare sempre questo qua. Anche se effettivamente ci farebbe parecchio comodo. Cosa c'è? Deviazione delle frecce, riflessi fulminei. Ancora una balestra non ce l'abbiamo, quindi sti cazzi. Ma no, per ora usiamo ancora questo. Sì, va bene. Sì. No, ho sbagliato. Per potenziare questa abilità, sì. Qua per ora rimuoviamolo e via. Allora, ora direi però davvero di andare a prendere quella che era la... lo spincervino. Allora. Ok, il cavallo... Ah, ecco. No, perché se non saltava il cavallo... Go. Perché non c'è più indicazione sulla mappa? Ah, strada unica così libera. Va bene. Devo un po' abituarmi a questo nuovo metodo di utilizzare The Witcher. Nel senso, ero più abituato a quelli che erano il 2, perché il 2 l'ho giocato più di una volta. L'1, finito quella che era la storia, non mi era piaciuto più di tanto. Per il modo, l'avevo giocato su PC e non mi aveva preso più di tanto. Questo qui invece devo dire che appena capirò bene i tasti da non sbagliarli in continuazione come sto facendo adesso, veramente ottimo. Allora, di là c'è un ponte, quindi direi di muoverci da quella parte per attraversare. No, niente, mi sa che dobbiamo proprio smontare da cavallo. Sì, tu fa nuotatore, lo Witcher nuotatore. Per immergerti o B per nuotare verso la superficie. E noi... No. Direi, torna su però. Ah no, siamo già... Lì c'è la... Mamma mia, c'è un bordello di roba, davvero. Cioè, anche sott'acqua. Abbiamo già trovato... quello che cercavamo. Beh, noi ne prendiamo un po', che tanto male non ci fa per niente. Qualcosa di interessante, non so, spade, armature. No, però là c'è una pianta. Ci sono, anche appena passato avanti poteva. Vai su, 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 che stai per morire.
could. Perfetto. Should talk to Vesemir. E ora andiamo a parlare con... Ragazzi, mi sono appena accorto che di fianco alla minimappa in alto a destra, sì, a sinistra, a destra segna l'ora del giorno. Cioè, del giorno di gioco. Beh, è stupendo. È veramente stupendo. Qui... Sì, poi parliamo anche con te, vai tranquillo. Però coglierai l'occasione perché io ho visto un puntino rosso qui. Scappato. Vabbè, come l'ho detto. A cavalla, torna un po', va. Sì, però fa due passi e si ferma. È lenta questa. Non so cosa volesse fare lei da lì dietro, ma deve salire, basta. Allora, andiamo a parlare con Vesemir. E se tutto va bene, siamo pronti per affrontare il grifone maschio. Ah, ma che è gli annunci? Ah, praticamente qui in base al segno ci sono le missioni, i vari luoghi, quello che incontriamo sulla mappa. Va bene, va bene, va bene. Na 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 na. Anche la bambina che canta. Whose field is that, the other side of the river? By the wood, or in Climax. Good lad, Master Witcher. Oh, ben ritrovato. Cosa avevamo lasciato alla locanda a parlare con una. Sono in cammino assieme. Siamo in cammino assieme, penso, eh. Vabbè. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. E se sai già tutto, potevi anche muoverti tu al mio posto. Non posso starli a bere. You know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Ho trovato il spinciardino. Ought to work like a charm. Powerful scent. Nessuno vi dice che c'è puzza. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Fai fare a quell'uomo che ormai è vissuto, se le sa queste cose. You spend half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Va bene, I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Bene, allora, adesso non ci tocca far altro che prepararci ad affrontare il grifone. Però io direi di... Allora, preparare pozioni... Ah, dobbiamo preparare la pozione tono, per cui... Io direi, questa pozione ce la prepariamo adesso. Ingredienti giusti. Perfetto, scegli la formula. Sì, c'hai ragione anche tu, ho sbagliato. Eccola qua. Beh, io direi equipaggiamocelo già subito. Perfetto, quindi possiamo usare fino a due slot. Va bene, fatta la pozione, siamo pronti anche per affrontare il grifone, ma
Direi di farlo nel prossimo episodio, anche perché questo sono già 20 minuti, quindi direi che lo possiamo benissimo stoppare qui. Ce ne andiamo nella nostra bella cavalla e direi che alla vista di questo bel paesaggio e il ponte noi possiamo salutarci qui e vi aspetto per il quinto e prossimo episodio dove andremo ad affrontare il grifone, quindi non mancate, non dovete perderlo, soprattutto la mia stra mega figuraccia che farò perché la vedo male, non so perché ragazzi, ma la vedo veramente male. Comunque, ricordatevi un like, ricordatevi un bel commento e io vi aspetto qui sul mio canale Only Mad Gamer. Alla prossima!